Beh ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Volevo fare questo video abbastanza veloce per chiedervi se siete pronti per Advanced Warfare. Oggi sono andato in giro a cercarmi il mio Call of Duty. Ovviamente non cercarmi il mio Call of Duty, più che altro andando nel mio negozio che sono andato a prenotarlo. E veramente c'era il ragazzo che me lo voleva dare. Voleva darmelo, solo che apre il cassetto dove ci sono tutti i giochi e purtroppo non era ancora arrivato Advanced Warfare. Sicuramente arriverà domani. Avevo voluto mostrare in anteprima il gioco, purtroppo non sono riuscito a mostrarvelo. Cioè, ve l'avrei voluto mandare oggi, ma purtroppo non c'ho il gioco. Mi auguro che domani ovviamente ce l'abbia. Finisco di lavorare e poi vado a prendere il gioco e lo installo. Da quello che ho sentito è abbastanza pesantuccio. Ho visto alcune immagini sia su Twitch sia su YouTube del gioco, sul gameplay multiplayer eccetera, e ho visto che è abbastanza bellino. Poi non so come siano i dettagli perché non ho potuto toccarlo con mano il gioco, quindi non lo so come la vita, come sono le mappe, come sono i bot, se incide ancora tantissimo la connessione. Io mi auguro di no ragazzi, mi auguro che sia veramente un gioco abbastanza cazzuto, anche perché è abbastanza frenetico. Se avete visto, se ci sono i movimenti veloci, gli scatti, i saltoni, i super pugni, quello che è, le armi. A me le armi di Call of Duty mi sono sempre piaciute ragazzi, hanno fatto un culo di armi ogni volta, anzi ogni Call of Duty è ricco di armi, questa cosa è veramente bella. Una pecca che ha avuto Titanfall, questo delle armi, che ce n'erano veramente poco. C'erano almeno 8, mi sa, 8 o 9, mentre Call of Duty sicuramente ne offrirà una 20, 30, almeno 30 armi ce le abbiamo 100%. Le mie conclusioni su questo gioco, anzi le mie conclusioni no, le mie aspettative sono veramente alte. Mi auguro che questo gioco mi faccia divertire perché, non vorrei che incidesse tantissimo la connessione, questa è la cosa più importante. E niente, Call of Duty è Call of Duty ragazzi. C'è chi lo apprezza, c'è chi non lo apprezza. Io lo apprezzo e ogni anno mi fa sclerare. Però, che cosa devo dirvi? L'FPS che adoro, l'FPS arcade che vi diverte, non che dovete stare lì come in una guerra vera, intrincerati in una cazzo di collinetta e aspettare l'avversario. No, quello non è il mio genere di gioco. Il mio genere di gioco è andarsene in giro, trovare l'avversario, ucciderlo, fare un altro salto, un jump shot, drop shot, quello che cazzo è, e uccidere l'altro avversario magari se ce l'avete alle spalle. Quello è il mio genere di gioco. Purtroppo molti invece non la vedono così e Call of Duty si è trasformato nel genere di titoli FPS che dove c'è la gente immobile in un angolino che vi aspetta eccetera. E io mi auguro che non sia così su Advanced Warfare anche, ragazzi, purtroppo devo ammetterlo, sarà così 100%, grandi successi, quello che cazzo è, sarà così Call of Duty Advanced Warfare, perché purtroppo la gente che gioca in quel modo c'è in qualsiasi titolo. Soprattutto in questi ultimi anni su Call of Duty si è verificato questo fenomeno sempre di più, come avete potuto vedere su Ghost, come avete potuto vedere dopo su Black Ops 2, cioè dopo che è uscito Ghost anche su Black Ops 2 è arrivata la mania, la camper mania. E niente ragazzi, quindi da Cure93 è tutto. Questo video diciamo che è un inizio, cioè per parlarvi un po' di Advanced Warfare, anzi parlarvi no, accennarvelo, per poi partire mercoledì, sì, probabilmente o mercoledì o lunedì, se riesco a registrare lunedì ve lo faccio 100% ragazzi. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.